scesa così tardi a fare colazione, perché io ci ho messo un'ora a fare questi cosi in testa, che è una pettinatura anticaldo, però non venivano mai uguali e quindi ci ho messo veramente un'ora per farle venire più o meno uguali, ma non sono del tutto uguali. Comunque adesso noi stiamo andando in piazza San Pietro, poi capirete perché. Allora, noi siamo in piazza San Pietro perché voglio vloggare il Papa. Sono venuta apposta per vloggare il Papa. Lo so che fa ridere, però è così. Allora, adesso ci avviciniamo. Ma è lui che parla? Sì, sì, sì. E dov'è però? Io lo devo vloggare. Dobbiamo trovarlo. Si sente la voce del Papa, ma non si vede lui. Però adesso lo troviamo. Ragazzi, c'è un problema. Dov'è il Papa? Facciamo un nuovo gioco, prova il Papa. Ah, eccolo, l'abbiamo individuato. Abbiamo individuato il Papa. Ora zoom permettendo faremo vedere il Papa. Si fanno sorrisi. È lì. Ma da dietro combattono il Vangelo. Tutti li conosciamo. Gesù non ci lascia soli perché siamo preziosi. Per questo non ci lascia soli. Ognuno di noi è prezioso per Gesù e ci accompagna. Lassù c'è il Papa e noi siamo qui. Sì. Oddio che ridere. Rido troppo, però pensavo che fosse più vicino. Comunque sta pregando. Pro fidelibus et fontis, requiem aeterna dona eis Domine. Lux perpetua lux in teis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc nosco et seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fece caelum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, esprimo la mia vicinanza alla popolazione del villaggio cinese di Cimmo, colpito ieri mattina da una frana causata da forti piogge. Prego per i defunti e i feriti e per quanti hanno perso la casa. Io sento che sto morendo di caldo. Non so se è per il caldo, sto prendendo fuoco perché sono in piazza San Pietro. A Vilnius, Lituania, viene proclamato beato il vescovo Teofilo Matulionis. Bene, la messa è finita, andate in pace. Noi siamo qua in giro. Un letto. Cioè, guardate che organizzazione. È vero, il comodino, cioè organizzatissimi ragazzi. Comunque è fichissima piazza San Pietro, ma non capisco perché tipo hanno sbarrato tutto e non si può entrare più. Cioè prima ci siamo entrati, no? Poi abbiamo detto aspettiamo che vadano via i cristiani così ci torniamo a fare le foto, però non si può più entrare. Facendo shopping, giornata di shopping al Vaticano. Ok, praticamente avevano chiuso la piazza per fare uscire i cristiani e adesso l'hanno riaperta, è troppo bello qua, è bellissimo. E noi nel frattempo siamo andati a fare shopping e dopo in hotel vi facciamo vedere lo shopping che abbiamo fatto a Vatican City. Comunque veramente figo qua, veramente bellissimo.
dici, Armà? Allora, questo è il nostro shopping del Vaticano. Allora, io ho preso 12 rosari a 10 euro, guardate che affarone, e infatti uno lo sto già indossando, vedete, ecco. E poi ho preso questo crocifisso e anche un santino della Madonna. Ah, si può pure appendere, guarda, il santino della Madonna. E invece Isabel ha comprato il calendario di ignoranza, il calendario di Papa Francesco. E poi possiamo far vedere anche l'acquisto top, l'intruso. Ah, sì, okay. Sì, ma sì. Abbiamo preso i preservativi. Ma qua capiranno malissimo. Sì. No, allora, allora dovete capire, questi preservativi li abbiamo presi perché ci servono per metterci dentro gli orsetti gommosi, per fare dei video con gli orsetti gommosi nel preservativo. Non pensate male, ci servono solo per scopi artistici e non per altri scopi. Anche i, come si chiamano, i rosari. Cioè, sì, anche i rosari. Anche, cioè, loro penseranno, cosa mi serve tutta questa roba? Sì, no, ci serve tutto questo. No, questo qua è per tua nonna. Questo è decorativo, sì, sì, questo è lo scopo decorativo, anziano. Proprio. Sì, è per sua nonna. Sì. Mentre invece tutto questo ci serve per scopi artistici, compresi i preservativi. Ok, penseranno che siamo pazze, vabbè, pensate che siamo pazze, che è meglio. Noi siamo qua in hotel, abbiamo cercato di andare in un parco che si chiama Villa Doria, però non abbiamo trovato la strada e siamo tornate indietro, perché è tipo qua vicino, però non ce l'abbiamo fatta. L'idea era di prendere il taxi e andare, però anche di bere, e quindi siamo qui a bere. Alla fine ha vinto il bere, per cui adesso ordineremo da bere. Faccio sapere se può. Sì, ok. Alla fine ho vinto il non fare un cazzo, altro che andare a fare video al parco. Oddio, comunque se assaggi questa cosa qui sotto è buonissima, quella camicia, se prendi... Cioè, devo prendere sotto? Sì, c'è, cioè, quella cosa bianca è tipo cocco. Ok, siamo passate dall'aperitivo alla cena. E niente, questa è l'ultima cena romana per il momento, perché domani partiamo, lei torna a casa e io vado a Napoli. Spero di tornare presto a Roma, ma penso ci torneremo perché questo hotel ci è piaciuto un sacco. Sì, sì, e quindi sì, per cui adesso vi saluto, questo vlog finisce qui e quindi ci vediamo a Napoli. Seguitemi sempre su Instagram per sapere dove sono, così nelle storie, così almeno se siete nei dintorni potete venirmi a salutare anche a Napoli. Io non ti ci vedo. Sì, è arrivato. E niente, mando un mega bacio e ci vediamo presto. Ciao!